dottore Mingrone, questa sera ha aperto le lezioni di cuore per questo corso organizzato dagli Amici del Cuore, sezione di Cariati. Dottore, ecco, può darci un consiglio a chi ci segue per far vivere più a lungo, per far vivere meglio il proprio cuore? Allora, si può far vivere meglio il proprio cuore intervenendo su quei fattori che si possono, su cui si può intervenire, i cosiddetti fattori di rischio controllabili, che sono la pressione, il colesterolo, il diabete, il fumo di sigarette. Questi sono i fattori di rischio più importanti, l'omocisteina e altri fattori ancora, però diciamo che quelli più importanti sono questi. Non si può intervenire ovviamente sul sesso o sull'età, questi sono fattori di rischio cosiddetti incontrollabili. Cercare quindi di mantenere la pressione sotto controllo, i livelli di colesterolo nei limiti di normalità, e evitare di controllare bene il diabete oppure evitare l'insorgenza del diabete con una dieta opportuna, sono eliminare assolutamente il fumo di sigarette, sono le regole fondamentali per star bene. A queste regole bisogna poi aggiungere altre, l'esercizio fisico per esempio è importante, e poi direi di fare dei controlli periodici, soprattutto quando si arriva ad una certa età, per essere certi che il proprio cuore sia in salute e che si mantenga tale. Dottor Leonardo Alosa, questa sera relazionato in questo secondo incontro organizzato dagli Amici del Cuore, a proposito di cuore, ecco, il dottore ci ha dato tanti consigli per quelli che sono abitudini da eliminare, fattori di rischio da allontanare, ecco, proprio i fattori di rischio, gli argomenti trattati questa sera, fattori modificabili, parzialmente modificabili, fattori che non si possono modificare. Niente, questa sera, grazie agli Amici del Cuore, abbiamo avuto l'opportunità di poter così discutere in modo amichevole su quella che è la prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiovascolari, in particolar modo sui fattori di rischio cardiovascolare. Come diceva, in realtà i fattori di rischio che sono non modificabili, modificabili e parzialmente modificabili. In realtà l'invito che è emerso dalla serata è di stare particolarmente attenti, di mettere in atto tutte quelle strategie al fine di controllare l'ipertensione, il diabete, l'obesità, e in particolar modo poi quelli che sono particolarmente i fattori di rischio modificabili, che controllati attentamente consentono di abbattere verticalmente il rischio cardiovascolare rappresentato un po' dal fumo, dall'alcol, dalla sedentarietà. Molto si è dibattuto e sottolineato la necessità di un'attività fisica a quale, diciamo, primo movens per evitare tutte quelle alterazioni metaboliche che poi sfociano nell'ipertensione, nel diabete, nell'ipercorsione, nell'obesità, con opportuna attività fisica ridotti assicureranno quelle che sarà nel proseguo e nell'immediato futuro una prevenzione aggressiva della patologia cardiovascolare. Ecco, questa sera vi siete rivolti in modo particolare ai giovani, prevenzione, con un discorso che deve partire sui ragazzi. Sì, in realtà alla fine poi nei commenti è emerso la necessità che dopo aver preso in considerazione gli adulti sarebbe opportuno che queste attenzioni, questi concetti, meglio ancora questi stili di vita venissero portati in quelle che saranno le nuove generazioni, cioè i bambini, dalle scuole elementari in poi, in modo tale da avere un approccio sinergico tra corpo docente, familiare e discenti, e di cercare unitamente poi quelle che sono le sregolatezze di un'eccessiva pubblicità o comunque di una sedentarietà vedi televisione, far sì che i bambini possano avere una cultura diversa e quindi poter avere una maggiore adesione a quelle che sono un po' tutte quelle iniziative di attività fisica che sono presenti comunque nel nostro territorio, incentivate, finalizzate più a una salute corporale che una necessità di vedere di nuovo campioni. Dottore Nicola Cosentino ha relazionato nella terza parte di questi incontri organizzati dagli Amici del Cuore. In questa serata, ecco, avete diviso la serata in due, se vogliamo. Nella prima parte avete esposto argomenti riguardanti la prevenzione, nella seconda invece avete preferito sviluppare un dialogo con la platea
per quelle che possono essere diciamo delle soluzioni, delle proposte su come fare prevenzione nel nostro territorio. Cosa è emerso da questa discussione alquanto partecipata e vivace? Sì, il mio tema era la prevenzione cardiovascolare dalla teoria alla pratica. Ecco, io ho voluto trattare in maniera molto breve il discorso della teoria, lasciando poi ad una discussione da parte dell'uditorio quello che riguarda più specificatamente la pratica e quindi la realtà del nostro territorio per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare. È emerso naturalmente quello che era, ci potevamo aspettare, che i problemi sono tantissimi, che sicuramente non partiamo dall'anno zero, nel senso che oggi la sensibilità verso alcune problematiche è sicuramente maggiore rispetto a tempi passati, e questo è anche frutto del lavoro che associazioni come gli Amici del Cuore Vicariati fanno ormai da diverso anni, così come è frutto del lavoro anche di tanti operatori sanitari che si impegnano in questo territorio. Però ancora ci sono dei limiti importanti su cui bisogna lavorare per cercare di superarli. Limiti che sono sia per quanto riguarda la sensibilità delle persone rispetto ai temi dello stile di vita e quindi di un corretto comportamento per evitare le malattie, ma temi che riguardano anche l'organizzazione sanitaria. La prevenzione, non dimentichiamolo, va organizzata, necessita di strutture, necessita di risorse e necessita anche di un impegno particolare delle istituzioni per garantire i servizi sanitari essenziali nel nostro territorio. Avete dei programmi da sviluppare in futuro sempre con gli Amici del Cuore per quanto riguarda questo particolare discorso della prevenzione? Beh, gli Amici del Cuore vedo che è un'associazione molto attiva, c'è un direttivo agguerrito, molto attento alle problematiche, sicuramente ci saranno tante altre iniziative che io adesso in questo momento non so definire, ma la vita dell'associazione si basa proprio su questo, fare iniziative per la prevenzione cardiovascolare. Presidente degli Amici del Cuore, Diamantina Ricciardelli, avete concluso queste 3 giornate di incontri. Ecco, in conclusione, soddisfatti di come è andata? Allora, soddisfattissima perché veramente sono state interessanti e molto complete, ma così come dicevo anche gli esperti sono stati veramente molto bravi a dare una chiarezza di esposizione e quindi anche di informazione. E ringrazio tutti quanti anche per la presenza.